Buongiorno, buongiorno a tutti. Ieri ci sono stati i calendari di Serie A. Non ho fatto un video perché trovo anche abbastanza stupido andare a parlare di come la Juventus andrà a affrontare le partite, perché alla fine vanno affrontate tutte le squadre presenti nel campionato maggiore italiano. L'ordine lascia un po' il tempo che trova. Bisognerà guardare due o tre punti focali, tipo quando inizierà la Champions, con le trasferte, magari quando ci saranno le estrazioni dei quarti, roba del genere. Però va bene, va bene, va tutto bene. Inizieremo a Parma, seguiremo la seconda con il Napoli, dovrebbe già esserci l'Inter molto molto presto, la Roma l'ultima giornata e poi non me le ricordo perché, ripeto, le guardate così al volo, il calendario mi importa poco. Sono importanti invece le parole che hanno rilasciato Marotta e Nedved proprio a margine di questo evento. Allora, intanto ho letto dei titoloni con Nedved dice che Dybala ha delle offerte mostruose, le stiamo valutando, ci sono tutte le squadre che hanno offerto per Dybala. Cazzata, perché a Nedved è stato solamente chiesto a che punto è la trattativa con Lukaku, e Nedved ha detto: guarda, trattativa con Lukaku, adesso mi dispiace andare a fare dei nomi, abbiamo delle proposte, abbiamo delle offerte, abbiamo dei ragionamenti, degli interessamenti per tutti i giocatori in entrata e per tutti i giocatori in uscita. Non andiamo a fare nomi, i dettagli li sa Fabio Parati, ci chiedete a lui, gli ha fatto un po' uno scaricabarile. E poi gli hanno chiesto: e Dybala rimane alla Juventus, fa bene a rimanere alla Juventus? E Nedved solamente ha detto: guarda, anche in questo caso, come ti ho detto prima, ci sono degli interessamenti, dei ragionamenti da fare, delle proposte che possono essere arrivate. Non ha assolutamente detto: stiamo valutando la cessione di Dybala, stiamo pensando a cedere Dybala. In questo momento la situazione sembrerebbe essere questa. La ricostruzione più lucida è questa qua: l'Inter vuole Dzeko, ha offerto 12-13 milioni di euro alla Roma, che non ritiene l'offerta ancora soddisfacente, dato che comunque Dzeko ha un contratto in scadenza a giugno 2020, il cartellino del giocatore non può essere elevatissimo. La Roma ne chiede una cifra superiore ai 15, l'Inter potrebbe benissimo arrivarci, perché alla fine la volontà di entrambi le formazioni è di accontentare il giocatore, che appunto vorrebbe i nerazzurri per non andare in scadenza di contratto. Anche se Fonseca si ritiene soddisfatto del lavoro del calciatore, anche se ovviamente un calciatore ancora sotto contratto deve per forza onorare la maglia e la professionalità che lo contraddistingue, quindi penso che sia abbastanza normale per tutti vedere Dzeko lavorare. E intanto l'Inter però si guarda anche intorno e offre 60 milioni per Lukaku. Marotta ha già fatto capire che l'offerta, l'ha detto proprio ieri, abbiamo fatto un'offerta che comunque noi riteniamo importante, loro non l'hanno ritenuta così importante, ci guarderemo un attimo. 60 milioni di euro, lo United ha detto di no, l'Inter dovrebbe alzare l'offerta a 70 milioni più bonus per arrivare ai 75 richiesti, e la Juventus intanto aspetta. Perché aspetta? Perché la Juventus vorrebbe inserirsi nella trattativa a Lukaku. La Juventus valuta Dybala 100 milioni, probabilmente non ha neanche necessità di vendere Paolo. E mi viene da dire che in questo momento non capisco il ragionamento di mezzo. Io vi ho sempre detto che la Juventus potrebbe alla fine andare su Icardi, però se Icardi è separato in casa da tempo ed è lì fermo, immobile, tra l'altro oggi ricomincerà ad allenarsi agli ordini di Conte, già questa cosa mi fa abbastanza ridere, però perché la Juventus non è ancora riuscita a chiudere per Icardi, o qualsiasi altra squadra non è ancora riuscita a chiudere per Icardi? Forse perché Icardi vuole davvero rimanere all'Inter a rubare lo stipendio per 2 anni. L'Inter ovviamente non può obbligarlo a muoversi se la sua idea è rimanere lì 2 anni a rubare uno stipendio. Il contratto lo prevede, Icardi lo può fare, e l'Inter non ha nessun modo di dirgli: no Mauro, te vai via. Quindi magari la Juve ha chiesto davvero Icardi, l'Inter gli ha anche detto che se ne può parlare, o magari l'Inter ha subito detto di no e Icardi magari ha puntato i piedi sul tavolo. Ed ecco che la Juve si ritroverebbe quindi a poter tenere magari Higuain con un ingaggio ridotto, e addirittura Paolo Dybala. Però magari Sarri dall'altra parte vuole, esige un centravanti con delle caratteristiche tecniche differenti da quelle di Dybala. Poi magari Higuain va anche via. In questo momento c'è un domino, appena si muoverà una casellina tutti gli altri seguiranno. Può essere l'incastro di Dzeko che libera Higuain, può essere l'addio di Higuain che libera Dzeko, può essere Lukaku, può essere Dybala, può essere Icardi. In questo momento il mercato degli attaccanti è molto statico, la ricostruzione è questa qua. Non riesco però davvero a capire come la Juve possa preferire Lukaku a Icardi sotto il profilo tecnico e Lukaku a Icardi sotto il profilo economico, perché comunque Icardi te la cavi con 40, 50, 60 milioni di euro, Lukaku con almeno 80.
80 milioni di euro, e ripeto, per quanto mi riguarda Icardi è anche più forte. L'unica cosa che mi viene davvero in mente in questo momento è pensare che Icardi non voglia lasciare l'Inter. Poi ripeto, sono tutti ragionamenti miei, sono tante domande a cui provo a dare risposta. Secondo me una buona ricostruzione potrebbe essere questa. Concludo dicendo che qualcuno di voi mi ha fatto notare nell'ultimo video che la Juve potrebbe andare a prendere Eriksen senza cedere un centrocampista, poiché Sarri l'ha detto più volte, possiamo fare il 4-3-1-2 e immaginarsi un centrocampo con Pjanic, Emre Can e uno tra Ramsey, Rabiot o Matuidi e Eriksen dietro le punte, che sono Dybala e Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo. Inizia a essere una ricostruzione abbastanza logica e lampante. Poi ci mancherebbe probabilmente anche un altro uomo a centrocampo forte, perché che dire, sicuramente in uscita, perché supportare così tanti centrocampisti più i trequartisti, che possono anche essere Bernardeschi e Douglas Costa, inizierebbe a essere veramente una Juve di livello, e probabilmente ci farebbe anche divertire un sacco.